abbiamo annunciato, adesso parliamo di dati e di numeri. Però non sarà una cosa noiosa, ve lo garantisco, siamo in compagnia di Michele Blasi che adesso ci racconta, ci fotografa i dati di questa annualità e di questo periodo. Naturalmente parliamo di dati effettivi che riguardano anche le risorse umane. Sì, l'organismo di certificazione della mozzarella di bufala campana DOP, quindi la DQA, ha il compito di effettuare i controlli e verificare l'effettiva rispondenza delle attività degli operatori della filiera al disciplinare di produzione. Quali sono i numeri della filiera? Sono numeri importanti, come giustamente diceva lei. Complessivamente sono più di 1500 operatori suddivisi tra allevamenti, allevatori, raccoglitori e caseifici e trasformatori. In particolare una parola sugli allevatori, che sono tutti concentrati chiaramente nell'areale di produzione, e sono 1575 esattamente. E i raccoglitori sono degli operatori particolari, e sono generalmente delle cooperative e sono presenti nel Basso Lazio essenzialmente, perché lì gli allevamenti sono localizzati in zone molto difficili da raggiungere, e quindi queste cooperative acquistano il latte dall'allevamento e poi lo conferiscono ai caseifici. I caseifici e complessivamente i raccoglitori sono 15. Mentre per quanto riguarda i trasformatori, il numero totale è di 102. Al 31 dicembre del 2015 sono 102 caseifici iscritti al piano dei controlli della mozzarella. Allora, questo è davvero interessante, perché a me interessa poi sempre personalmente il lato anche umano, chi c'è dietro, no, a tutte queste montagne di lavoro, compreso il vostro naturalmente. Allora, invece con il Presidente abbiamo fatto anche un excursus su quello che è stato e quello che è l'oggi. Allora, dal punto di vista della produzione, le cose effettivamente, parlando con i numeri, come stanno andando? Beh, lo diceva anche prima il Presidente, stanno andando molto bene, perché sempre per quanto riguarda l'attività di certificazione svolta nel 2015, al 31 dicembre abbiamo certificato più di 41 milioni di chilogrammi di mozzarella, che credo sia proprio il record assoluto di produzione della mozzarella. Consideri che nel 2014 la produzione si era attestata intorno ai 37 milioni di chili, quindi c'è stato un incremento quasi del 10%, ed è un dato molto, molto significativo. Questi 41 milioni di chili sono stati certificati anche con un'attività ispettiva importante, si ricordava anche prima, abbiamo effettuato quasi 1000 visite ispettive su tutti gli operatori coinvolti nella produzione, abbiamo effettuato 2000 analisi su tutti i parametri che devono essere rispettati proprio in base al disciplinare di produzione. Quindi un'attività ispettiva, la nostra, che poi si aggiunge a quella che viene fatta anche da tutti gli altri organismi di controllo, dalla repressione frodi alla forestale, che garantiscono il consumatore. E come si diceva, nel momento in cui si acquista una mozzarella con il marchio della DOP, il marchio del consorzio, si può essere sicuri che quella mozzarella è fatta essenzialmente nel rispetto del disciplinare, ma poi ha anche tutte le caratteristiche di sicurezza alimentare adeguati. Chiudiamo dicendo solo una cosa: dove troviamo tutti questi dati? Cioè, sono a disposizione di tutti, chi li può consultare? Dove stanno? Ecco, perché queste sono informazioni che vanno date. Sì, sono presenti sia sul nostro sito, ma anche sono presenti al consorzio, quindi chiunque può accedere e verificare i dati produttivi di tutta la filiera. Questo sempre nel segno della piena trasparenza. Grazie.